Il Mezzogiorno le ha rivolto un messaggio in una lettera, Sì, se si può sapere come si può risolvere. no, io trovo un po' particolare questo dibattito, quindi cerco di dire poche parole ma di non essere frainteso. Innanzitutto la Glorietta sta là e sta là molto grazie a questa amministrazione comunale. Adesso vi forniremo tutti i dati e quanto l'amministrazione comunale ha fatto anche più del necessario. Punto primo. Punto secondo, compito della politica è riconsegnare quanti più beni è possibile confiscati alla camorra al territorio. E da quando io sono sindaco di Napoli e della città metropolitana stiamo tra i primi posti in Italia per beni confiscati che diamo al territorio. Sui beni confiscati, a chi darli si fanno delle gare. Le gare sono fatte da persone che non appartengono alla politica. Quindi il compito della politica è dire ci sono beni confiscati, diamoli al territorio. A chi darli al territorio? Sceglie la politica. Ma siccome sono tanti che vogliono quei beni, si fa come in tutte le cose, delle commissioni e delle gare. Le commissioni e le gare decidono autonomamente, perché quando la politica interferisce sulle gare, succede quello che noi stiamo leggendo in questi giorni sui giornali. E io non posso pensare che chi mi sta chiedendo di fare qualcosa, io dovevo intervenire sulla gara e dire invece di darla a Pasquale, dalla Gigino, invece di darla ad Antonio, dalla Giovanni, perché quelle forse erano abituate ad altra politica. Poi certe volte capita anche a me che vedo delle scelte fatte dalle commissioni, alcune mi piacciono di più, altre mi piacciono di meno. E quindi il tema è esattamente questo, c'è una commissione che attraverso i punteggi ha fatto questa scelta può piacere o non può piacere, se è stato fatto un accesso agli atti, è stato verificato tutto, non c'è niente di irregolare, uno può essere più contento, uno meno contento e poi porterei un po' di rispetto perché le gloriette stanno là e non c'entrano niente le politiche sociali, per quello è un altro tema e noi le sosteniamo moltissimo e le abbiamo sostenute tanto, le vedetevi un attimo, lo dico anche a tutti quelli che hanno scritto, qualcuno un po' disinformato, devo dire. In questi giorni porterei rispetto anche per chi impronta la sua battaglia nel nome di Paolo Borsellino e dell'antimafia, quella vera, che poi c'è anche un po' di antimafia, certe volte un po' a chiacchiere. Quindi io per la verità posso essere d'accordo o non d'accordo, ma la scelta è una scelta di tipo tecnico, di tipo amministrativo e devo dire sono rimasto un po' colpito dell'invito che mi è stato fatto anche da autorevoli giornalisti come il direttore del Corriere del Mezzogiorno, che il sindaco dovesse interferire su una gara. Questa è una cosa che, insomma, mi ha lasciato un po' perplesso, mi preoccupa pure un pochino.